Eder. Mac. Pallister. Il processo contro Mohamed Galul, per la morte di Alice Neri, ha subito un rinvio della prima udienza. La richiesta di spostamento è stata accolta dal GIP, in seguito all'istanza presentata dall'avvocato difensore Roberto Ghini, che rappresenta il 30enne accusato di omicidio. L'udienza preliminare è stata quindi fissata per lunedì 20 novembre, anziché per il 16 come inizialmente previsto. Secondo l'avvocato, il rinvio è stato necessario per permettere alla difesa di valutare meglio i nuovi elementi acquisiti dal pubblico ministero, in particolare le registrazioni delle dichiarazioni fatte in carcere da due detenuti del Sant'Anna, connazionali e compagni di cella di Galul. Tuttavia, l'avvocato esprime cautela nei confronti di queste dichiarazioni, sottolineando che possono essere influenzate da desideri di vendetta o altri motivi. Inoltre, le testimonianze dei due detenuti sembrano contraddittorie e non possono essere considerate indiziarie. L'avvocato Ghini evidenzia anche che l'udienza del 20 novembre cade esattamente un anno dopo il ritrovamento del cadavere di Alice Neri. Per il delitto è sospettato solamente Mohamed Galul, ma inizia ora il processo per accertare la verità. L'avvocato non ha ancora deciso se chiederà il giudizio immediato, ma ha fatto presente al giudice la possibilità di evitare l'udienza preliminare, poiché crede che sia importante arrivare al dibattimento in tempi brevi, per cercare di accertare la verità. Secondo l'avvocato, l'indagine è stata complessa e molte prove importanti sono state tralasciate o abbandonate troppo presto. Ci sono state lacune nella ricerca delle telecamere, dei tabulati telefonici e nella perquisizione dell'auto della vittima. Inoltre, le dichiarazioni dei due detenuti sembrano prive di peso e potrebbero essere motivate da aspirazioni a un beneficio ipotetico. Tuttavia, Ghini spera che le nuove informazioni raccolte dai suoi consulenti tecnici possano aiutare a leggere in modo diverso il quadro indiziario e a giungere presto alla verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.